E what a tutti ciurma e benvenuti Reggio Green in questo nuovissimo episodio su The Devil in Me. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi, che ce la possiamo fare. Ve ne chiedo davvero pochissime e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ebbene, eccoci qua di ritorno. Penso ragazzi che da oggi in poi, e perlomeno mi auguro, le cose forse dovrebbero iniziare a farsi un pochettino più interessanti, perché il tizio che ha ingaggiato la troupe è evidentemente un pazzo, ma se capiva questo, se capiva già dal trailer, insomma. E quindi suppongo proprio che inizierà presto ad agire, visto che ormai sono tutti quanti all'interno della riproduzione dell'hotel. E direi di riprendere ragazzi, perché la volta scorsa ci siamo lasciati dopo che Charlie aveva letteralmente fatto un cavolo di casino per una qualche sigaretta. C'era il tipo: spara, te ritirate, te prego, ho capito, se ne sarei dipendente, tutto quello che te pare, ma non puoi rompere maroni così tanto, no, te prego. Per cui eravamo proprio arrivati qua ragazzi in camera di Mark. Vediamo un pochettino cosa succede. Sono le 19:27. Ehi, ho avuto un'idea per l'introduzione. Non usi bussare? Vuoi girare? Sì, se portiamo a casa la scena, forse Charlie la smette di riscrivere tutte le mie proposte. Sì. Ok, certo. Beh? Niente. Un secondo e preparo tutto. Dovrei credere che niente abbia quell'espressione? Sì. Quanto vuoi pulire quell'obiettivo? Sto solo preparando. Ah sì? Sì. Oddio, ma sempre si ossessionato dai dettagli, Mark. Se blocca l'audio. Corri un rischio per una volta e fai... Ti sei lamentato per una settimana prima di rifiutare quell'offerta di lavoro solo perché avresti dovuto prendere un treno in più. Non era il lavoro giusto. Non era il lavoro giusto. Il treno è stata una conferma. Un po' poco. Tratti aggiornati. Non ci credo. Puoi anche non crederci. Dai, giriamo questa scena. Usiamo la luce naturale, facciamo da soli. La lobby aveva un lucernario. Non ricordo. Basta che appaia decente. Oddio, possiamo fare piacioni. Facciamo i piacioni. Tu sei perfetta sotto ogni luce. Sei perfetta in ogni luce, tranquilla. Cerchi oddio di addolcirmi. Beh, sì. Funziona. Cibi, un pochino. Romanticismo che sale. Attenzione, relazione aggiornata. Mark ha assicurato che Kate è sempre bluff, ma... Mark, perché fai credere a tutti che ti ho mollato io? Se Jamie sapesse la verità, mi darebbe tregua. Quindi forse stavano insieme. Oh, lo danno shit per scontato. Non so se sia adorabile o egoista. O entrambe. Oh, porca miseria. Posso dire una cosa? Oddio, che cosa vorrà mai dire? Attenzione, proviamo. Senti, proviamo. Potrei dirti una cosa? Abbiamo detto di attenerci al lavoro. Ecco, per questo ti chiedo di risparmiarmi la tua psicologia spicciola. Ok. È vero, non è giusto. Scusa. Non rivanghiamo il passato. Pensiamo a lavorare. Meglio lasciar perdere, guarda. Hai ragione, scusa. Oddio, la separazione è stata più dolorosa del previsto. Facciamo i sentimentali, ragazzi. Dai, magari la smuoviamo, vediamo. Però si sta rivelando più difficile del previsto. Non volevo essere io. Come hai detto tu, devi accettare il fatto che questa storia non funziona né mai funzionerà. Ah, e allora se gliel'hai detto familiare tu, figlio mio... Solo perché l'ho detto, non significa che voglia accettarlo. E allora impegnati ti devi dare una regolata, tesoro. Perché o è bianco o è nero, non c'è postana via di mezzo. Dai, cerchiamo una buona luce e iniziamo. Grazie per l'aiuto. Quindi ti servo solo insieme perché hai le braccia troppo corte per un buon selfie. Non ho le braccia corte. Bene, cioè praticamente questi sono stati insieme... Dove si va? Dalla balconata c'è una buona prospettiva. Poi si sono lasciati, però continuano a lavorare insieme. Usare la telecamera per cercare soggetti da fotografare. Non mi lamento. Mirare la telecamera cambia colore quando incontro un soggetto da fotografare. Va bene per tenere le cose e dormire, ma un contratto breve, così posso cercare con calma qualcosa di meglio. Ah, ok, diventa verde praticamente. Un buon piano. Mi hai detto di andarmene, io l'ho fatto. Possiamo ridurre. Era un complimento. Sì, sì, certo. Ok, bellissimo, bellissima foto, alla cazzo regalo. Ero preoccupata che stessi dormendo sul divano dello studio mentre ti sbattevi alla ricerca della casa perfetta con le pareti in tinta e a due passi da una stazione dei treni. Forse dovremmo aggiungere anche questo argomento alla lista dei tabù. Smettiamo di parlarne? Già. Perché continuiamo a parlarne? Non capisco. Ehi, fermo lì, bello. Controllavo la luce. Ricordi il discorso sulla privacy?
La mia stanza deve restare un privato spazio sicuro. Mamma mia, manco che cavolo c'è da nascondere, scusa. A volte Madonna, la terapia mi sembra utile. Altre volte crea solamente delle regole idiote. Visto che domani non potremo, a te va bene se passo a prendere le mie cose il prossimo weekend? Ma quindi si sono lasciati proprio da poco? È fresca fresca la cosa. Ah, hai capito. Lei pare non esserne troppo preoccupata, diciamo così, ma più che altro perché appunto se è stato lui a dire in quel modo, è andata, cioè, è mo che te rimangi. Voglio dire, cosa abbiamo qui? C'è qualcosa qui dietro. Cos'è tutta quella roba, quelle boccette? Di boccette? C'è qualcosa qui dietro, non c'è altro da esaminare, così sembrerebbe, per cui... Dirglielo? No? C'è una stanza sinistra e strana che non si capisce che cavolo è. Vabbè, allora, qui c'è un vicolo cieco. Ah, e qua c'è uno dei nostri disegni, ragazzi. Vediamo un po' che cosa ci racconta. Oddio. Ok, ci sarà una situazione insieme, quindi così si chiama questa premonizione. Erano Charlie e l'altra tizia di cui adesso ovviamente magicamente non ricordo il nome, ma probabilmente era una situazione di pericolo perché erano sul tetto mentre pioveva. Roba che puzza. Puzza tantissimo. Ok, allora. Se Dumet ci trovasse qui, avremmo infranto una delle regole. Beh, aveva detto di non curiosare. Sì, e noi abbiamo quasi sfondato una porta per entrare qui dentro. Noi? Sfondato? Ok, forse dovremmo fare attenzione. In che momento? Ah! Merda! Che cazzo di paura! Già, Dumet sembra uno che si incazza parecchio se non rispetti le sue regole. Sì? E quando l'hai capito? Quando ci ha tolto i telefoni come agli adolescenti? Sì, ma quello che stavo per dire, in che momento avrebbe cercato di sfondare la porta se era aperta? L'ha semplicemente aperta. Cosa dici? Was he the devil? Era il diavolo in persona, la verità sul primo serial killer americano. Joseph Morello era lo stesso tizio che era stato invitato qui. Era lo stesso tizio, quindi era autore di questo libro, Segreto Trovato. Libro di Joseph Morello, un saggista di cronaca nera con profonde conoscenze su H.H. Holmes. Tra l'altro, ragazzi, appunto, qualcuno di voi mi ha fatto notare di nuovo il fatto che questa, ragazzi, questo serial killer è esistito davvero. Quindi, insomma... No, no, non t'ho detto di lasciarlo, Marco. Dobbiamo leggere quello che c'è sta dietro. Riprendilo, dai, su, su. Era il diavolo in persona? Ammazza, 15 anni che l'ha studiato, che gli è stato appresso, che gli ha fatto ricerche, gli è stato appresso, insomma, che è stato appresso alle sue vicende. Questo cos'è? Cos'è questa roba? Ah, il flash! Flash, flash, 100 metri in un flash! Che ficata! Va bene, direi che possiamo mollarlo però per adesso. Guarda, se te faccio una foto bellissima... Non posso? Scusa, aspetta, girate un po', ma... Oddio, non volevo inquadrarti le cinema... Non fa niente, va bene, non si è illuminato di verde, quindi non possiamo fare questi bottoni. Non sembrerebbe sospetto una cosa del genere? A me sinceramente sì, però a loro non frega una bene amata mazza, quindi è a posto. Cosa abbiamo qui? Oh, è quello? Mark può estendere il suo monopiede per raggiungere oggetti fuori portata, perfetto. Devi usare il tuo monopiede. Ah, ok. Tasto direzionale giù. Tac. Opla là. Perché era là sopra? Cos'ha di strano? Segreto trovato. Ritaglio di giornale con l'annuncio della nascita di Hector Monday. Chi è? E perché cerchiato? Vabbè, sicuramente non poggiarlo per terra, Marco. C'è una libreria grossa così in cui puoi metterlo. Lo poggia per terra lui. Vabbè, qua posso andare? Sì, di qua posso aprire perché c'è la balconata. Ma perché entro qua? Guarda la carta da parati, è tutta smaciulata. Che cazzo è successo? Questa roba è preistorica. Beh, qui dentro è tutto preistorico. Beh, direi... Mi aspettavo degli esterni d'epoca, ma degli interni restaurati.
anche dentro deve comunque simulare l'epoca, per dire. Sembra che Dumit voglia preservare tutto. Non sarà facile in mezzo al nulla. Anche a me piace l'antiquariato, ma prima o poi devi arrenderti al passare del tempo. Cioè, quello che intende lei non dovrebbe essere tutto letteralmente distrutto, insomma. Marcio, giusto. È Marcio. Da quando siamo arrivati, sento un odore impercettibile, distante. Di non Marcio. Lo inquadravo, è decomposizione. Ma per davvero? Ah, lo senti dappertutto, allora... È una vecchia casa. Un problema è il pesci tuo naso, morti tesoro. Spiaggiati a riva, animali nel bosco... Può essere sì, ma, tutto. Ma ormai è morta qualunque cosa sia. Scusa, pesci spiaggiati arriva, la puzza arriva qua. Ma cosa dici? Da quando siamo arrivati, forse intende qua dentro. Immagino si riferisca qua dentro e sento odore di decomposizione. Andiamo benissimo. Opla. Allora, qua non c'è nulla, però immagino che questo coso si possa spingere. Oh! Ok, perché l'abbiamo spinto? Allora, di là pure si può andare, tra l'altro. Infatti suppongo proprio che dovremmo usare... Aspetta. Usare questo affare per salire. Vediamo un po'. Comunque se fa interessante, stiamo qua ficcanasando nonostante ci abbiano vietato proprio fortemente di farlo. Non posso arrivare dall'altra parte, ovviamente è fin troppo lontano, ma... Posso passare di qua. Di nuovo frasi in inglese completamente a caso. E qua posso scendere, ovviamente. C'è la scala. Usufruirò. Salve. Chiunque mi stia osservando, non se la prenda male, eh. È soltanto un po' di curiosità tutto qua. Bene. Ne abbiamo presi 5 ancora. Esattamente, allora quando c'è, ha detto skull, cioè quando c'è il teschio ragazzi, ci becchiamo 5 obolini, carini. Quella porta è bloccata, questa finestra ci interessa, ma ammazza che cambio di inquadratura, c'è qualcosa di interessante? No, di solito succede questo quando c'è un punto di interesse importante, ma non era evidentemente questo il caso. Questa è chiusa e quindi dovrò ovviamente spostare, oddio sembra, regà... succedeva una cosa simile anche in Resident Evil, Resident Evil 2, bisognava spostare le librerie per poter passare dall'altra parte, molto simile sta cosa. Comunque infiliamola qua, guarda, ci sta il buco preciso, così posso tornare di sopra e saltare dall'altra parte, andare a vedere cosa ci sarà mai di interessante dall'altra parte, oltre quel bucone, oltre quella voragine incredibile. Ma l'altra tipa dov'è, tra l'altro? Dov'è rimasta? È rimasta di là mentre noi rischiamo la pelle di qua. Va bene, allora possiamo salire ancora. Mark, va tutto bene? Arrivo subito. Va tutto benissimo, ma posso saltare di là? Ah, adesso devo rispostare di nuovo la libreria, perché adesso potrò salire poi direttamente da qua. Ma dove porta sto posto? Che è? No, Mark, dovevo detto di scendere, accidentaccio. Va bene, rispostiamo questa cosa da dove l'abbiamo presa. Ecco fatto, a posto. Adesso sì, vero? Possiamo arrivare a destinazione? Qualunque essa sia, anche se non ne abbiamo la minima idea. Stiamo andando così a caso? Completamente a caso. Lei voleva girare una scena per il documentario, però poi si mettono a fare i cazzi che non li riguardano, ovviamente. Va bene. Opla. Cosa c'è di interessante qua sotto? Oddio. Com'è buio quest'angolo. Non mi piace per niente la cosa, ma sembrerebbe non esserci nulla di... Ok, di interessante. Perlomeno qui no. Però oltre questa porta non ci credo. Ho fatto tutta questa strada a caso, per nulla. Davvero? Ah, ma posso salire di qua. Aspettate un attimo. La porta è chiusa. C'è ovviamente un'altra voragine nel muro, giusto per andare anche a ficcanasare di qua. Perché adesso continua a parlare in inglese il tipo? Perché gli va così. Ok. Questo? Cos'è? Oh, una chiave. Una chiave di... Di cosa? Della balconata. Ma tu guarda un po'. Senza manco saperlo. Io non sapevo manco che fosse chiusa quella porta, perché non ci avevo fatto caso. Senza manco saperlo. Ovviamente... abbiamo trovato la chiave che ci serviva. Ciao tesora! È tornato il tuo eroe? Dov'era adesso la porta della balconata? Bravo a chi la trova. Forse devo andare di qua. Aspettate. Eccola qua, infatti.
Perfetto. Adesso posso. Sì, io posso. Adesso posso aprirla. Tac. Era proprio la chiave che ci serviva. Allora. Su, coraggio. Non è così alto, vero, dai. Mi soffia di vertigini. Sì, ma... dillo un po' le mie vertigini. Madonna santa, dai, non stare vicino al parapetto, non guarda di sotto. Ma che fai? Non preoccuparti, sei perfetta, tesoro. Di che ti preoccupi? Il tuo look è sempre perfetto. Sei una bomba, come sempre. Vabbè, qua è inutile ormai, Mark. Mi sa cerca delle cale chiappe, perché credo non ci sia più niente da fare. Rilevamento bussola. Attenzione, oh mio Dio. Questo è ricollegato ai primi due personaggi, ragazzi, che abbiamo visto morire in questo gioco, perché la collana e l'anello di Marie sono esposti nell'hotel di Dumet. Perché? Ah, ok, c'è proprio scritto oggetti appartenenti alle vittime. Ok, va benissimo, minchia. Le ha comprate. Quanto si potrebbe mai pagare una roba del genere? Kate, vieni qua. Oh mio Dio. È il suo cappello. Di chi? Di H.H. Holmes. Hai intenzione davvero di toccarlo? Fossi in te non lo farei, però. Cazzo! Stai bene? No! Questo cazzo di coso è sbucato fuori dal nulla! Visto? Che cos'è? Una specie di animatrone? Sì, è piuttosto inquietante. Non ti può far niente. Eri terrorizzata. E tu lo eri anche di più. Ehi, Charlie, sono le 8. Ora di cena. Cavolo, non abbiamo girato. C'è ancora tempo. Coraggio, non facciamo aspettare Charlie o non sapremo come finirà. Dio santissimo. Ehi, fa la brava con Charlie. È lui che esagera e dà di matto solo perché faccio il mio lavoro. Zio. Sono io che sto alla telecamera, non lui. Ammettilo, ci sei andata pesante con lui. Non dico che hai torto, ma giustamente se tu lo aggredisci, lui risponde a tono. È colpa sua, Mark, non mia. Guarda, siamo un po' stanchi dei vostri litigi, eh? State a battibeccare come due bambini delle medie. Il resto del gruppo è stanco dei vostri litigi. E io invece sono stanca di litigare. È solo invidioso. Invidioso? Di cosa? Sì, di cosa? Non gli sta bene che invitino me e non lui ai talk show. È arrivata la diva d'esta ceppa. Il fatto è... sono io ad apparire sullo schermo. Per questo intervistano me, ma lui fa i capricci. Molti suoi testi sono inutilizzabili. Magari sono anche ben scritti, ma non basta. Io lo aiuto, ma lui non fa che prendersela con me. Perché tu... perché lui crede che usi lo show come vetrina personale. E anche se fosse? Abbiamo Miss Universo, ragazzi, eh? È questo il lavoro del regista, eh. I registi sono fatti così, è il loro lavoro. Hanno una visione e anche l'ego gioca la sua parte. Ovviamente. Per questo io punto la telecamera e basta. Non lo autorizza a fare lo stronzo? No, ma... manco mettiti te, nei suoi panni. 40 anni e non ha ancora sfondato. Kate... questo è il suo unico programma vagamente di successo. Può darsi. Niente, la relazione con lei continua a calare. Non mi importa. No, proprio bene. Prima o poi me ne andrò dalla Lonnit Entertainment. Vattin. Pensavo l'avremmo fatto insieme. Niente, lui vuole essere sentimentale, ragazzi. Dagli delusione. Potremmo andarcene insieme, come una squadra. Mark, questo non è quello che vuoi. Per te è solo un lavoro con cui farti conoscere come fotografo. Non puoi sperare... Lo so. Odio questi cazzo di documentari di merda. Benissimo. Charlie non sa scegliere un'inquadratura, figuriamoci raccontare una storia. E allora cambia. Hai ragione. Charlie ci rimpiazzerebbe in un secondo se soltanto non gli convenisse tenerci. Ci sta usando. Io merito di meglio. E anche tu, tutti noi. Kate? Mark? Oh, cena pronta? Si mangia? Sì, arriviamo. Bene. Ci ha sentiti? Ovvio, Mark. Tra l'altro il tizio che aveva fatto finta di essere Dumet gli aveva detto che si sarebbero visti a cena, ma quello se n'è andato. Oddio.
filo, l'ago filo fatto bene. Ma che sta facendo quest'uomo? Cosa fa? Okay, ragazzi, Charlie, ristorante. Buonasera, ammazza. È proprio la gioia questa sala, eh? La gioia di vivere. Che dite, verso del vino? Oh sì, ti prego. Qualcuno ha visto Dumet? Non lo aspettiamo? Versa, Mark. Ma un po' di pazienza, così a caso, anche se noi sappiamo che non arriverà quel tizio. Siamo appena arrivati. Diamogli del tempo. È casa sua. Sarà svanito nel nulla come tutte le altre fonti della Lonnie Entertainment. Ah, era stata l'altra Kate, ragazza dai. A vedere Ehi che là! Se ne andava. Signor Dumet! A tavola! Signor Dumet! Le dona molto il nuovo taglio. Abbiamo iniziato dal vino, le spiace? Dumet? No, Eccola. Non si farà vedere. Ma Eccola perché qua. Mai? Avrà letto quello che hai twittato dalla sua limousine. Ma io non... Di che parli, Jamie? Se n'è andato con il traghetto. Come? Quando? Appena saliti nelle camere. È andato? Sicura? No, no. Ti sbagli. So bene quel che ho visto. Perché andarsene? Ma non ha alcun senso. Erano molto di fretta. Avevi ragione. C'era una bambina. Li ho visti insieme, mentre cercavo la mia stanza. Sarà sua figlia, giusto? Non aveva accennato a una famiglia? Non ricordo. A parte questo, perché Quello andarsene? Quello è il punto. Significa che siamo rimasti soli. Perché invitarci qui, cena inclusa, per poi andarsene? Avrei i suoi motivi, oddio. Io non direi nulla, ragazzi, perché la rabbia in questo caso non serve, quindi non dirò nulla. Dico solo che mi sembra assurdo. Perché in effetti è anche assurdo. Un po' inquietante. Avrà anche... avuto un motivo per andarsene. Non saltiamo senza a conclusioni. Dire nulla? O forse avvisare. È completamente pazzo. Non sarebbe la prima volta che Charles trova un esperto che è solo un patito di serial killer. Non dico di essere d'accordo con te, no. Sia mai. Ma pensavo la stessa cosa. Dumet è un bidone. Ma questo non spiega perché ci abbia abbandonati. Doveva tornare per avere un alibi. Che vorresti... Ovvio. Così, quando troveranno i nostri cadaveri sulle sponde del lago, avrà una scusa plausibile. No, basta, Jamie! Non peggiorare la situazione. Non sei d'aiuto. Ok, va bene, ma non prendetevela con me se poi finite morti. C'ha perché fai così? Sta ragazza, per dire. Sa, Per dire, non sì, hai trovato le sigarette, facciamo quattro giusto? Risate. Il distributore era guasto. La fregatura è che avevo trovato un distributore, ma come tutto in questo posto di merda è vecchio e guasto. E che facciamo? Restiamo qui e fingiamo di mangiare? Qual è il piano, Charlie? Che vuoi che te dica? Forse se restiamo tutti seduti qui e incrociamo forte le ditine, le fate della post-produzione monteranno la puntata al posto nostro e la manderanno alla rete. Che spiritosa. Vabbè, la situazione è alquanto spinosa, un brindisi spinosa, alle ragazzi, fate cioè... della post-produzione e ai piani di Charlie. Cioè, a sto punto cosa fanno? Boh. Vorrei brindare a tutti voi. Facciamo un po'... Sì, dai. Ok, io vorrei brindare a... tutti voi. Giuro. So di essere bersaglio della vostra ironia e che fa parte del mio ruolo di patriarca di questa famiglia. Mark e Jamie, voi due da soli lavorate come foste pieci. E Kate, nonostante i litigi, tu del programma sei l'anima. Oh. Tu catturi il pubblico. E Erin, senza di te saremo persi. No, di certo non faccio il meschino, non esiste. E infine la nostra nuova recluta, Erin. Saremmo persi senza di te. Sei l'unica che stia attenta a ogni più piccolo dettaglio. Ok, almeno abbiamo detto qualcosa di buono. Vi ringrazio per l'impegno. Ok. Salute. Dai. Una cosa positiva, ragazzi. Salute. Salute. Mazel tov. Ci sta. Con quello che c'è qui, lo show farà un salto di qualità. Sì, se riprendiamo tutto. Sì, mi sa proprio che ci ha sentiti.
Non sarebbe così dolce se ci avesse sentiti. Sì, ma... Forse non è esattamente il momento giusto per parlarne. Ma state parlando davanti a lui, Che dici, Kate? Ma che cazzo? Niente di importante, stavo buttando giù qualche idea. Penso che lei risalterebbe di più se rendessimo gli sfondi molto paurosi. Fattibile. Solo io trovo strano che... Dumet non sia qui. Ritorniamo all'argomento. Io dubito che verrà. Non verrà, infatti, ma... Da dove vuoi iniziare, Charles? Sei tu il capo? Grazie. Mi sembra più sensato iniziare dalla lobby. C'è ancora abbastanza luce per girare ed è il luogo nel castello della morte dove tutto inizia. Con quella luce naturale basterà aggiungerne un paio artificiali. Facciamo sembrare ci siano lampade a gas. Perfetto. E se arriva Dumet? E se arriva Dumet? Oddio, non lo so, non vorrei farlo arrabbiare. Già, bella domanda. Non ci sta aiutando. Non voglio irritarlo. Pensi ancora ne valesse la pena? Inizio davvero... Oddio, cioè... Sì, dobbiamo lavorare, ma a me sta situazione mi mette in ansia, regà. Inizio ad avere qualche dubbio, sinceramente. Inizio ad avere qualche dubbio. Apprezzo l'onestà. Lo scriveremo sulla tua lapide. Fatemi toccare i coglioni, per favore. Potremmo metterci al lavoro. Prepariamo il set, almeno. Già, facciamo qualcosa. Sistemiamoci nella lobby. Se arriva e vuole che ci fermiamo, ok. Almeno avremo qualcosa per le mani. Aspetta, non... ormai... Ok, dai, fanculo. Partiamo. Vado a preparare. Prima o poi inizieremo. Già, certo. Arrivo tra un minuto. Mi lasciano da solo. Oh, merda! Che c'è? Dumet non si è presentato a cena, ok? Questo l'avevamo capito. In questo posto è estremamente inquietante, ragazzi. E Charlie? Oddio, ma sta ricreando manichini che hanno loro sembianze, ma perché? Pardon? Che? Ehi là? Ragazzi, siete voi? Oddio, che è? No, non te le mettere. Che cazzo fa? Ah, per sentire meglio. Oh mio Dio. Ma che è? Che è? Oddio, c'è qualcuno che si lamenta, che piange. Usa R per puntare il microfono direzionale e trova l'origine del suono. No, non ce la posso. No, non ce la posso fa. Vedi qua. No, non ce la posso fare, raga. Ok, proviene da qua. Minchia, come si sente bene, regà. L'effetto è fatto strabene. Pure il rumore dei passi. Siamo vicini. Ancora più in là. Siamo vicinissimi. È qua dietro. Dai, era qua. Non si sente più niente. Non si sente più. Non si sente. Oh! Che è questo? Ah, è il libro che aveva buttato Charlie. Abbattere i muri, bla bla bla. Sì, ma questo mo non ci interessa. Ah, sì, ci interessa? Tecniche di respirazione durante le emergenze. Attenzione, magari potrebbe essere utile a lei che soffre d'asma. La respirazione addominale può aiutare a contrastare l'ansia. Tecnica effetto più immediato. La tecnica 5x5. Trova un punto comodo. Allenta gli indumenti stretti. Inspira lentamente dal naso per 5 secondi. Espira per 5 secondi. Ripeti l'esercizio per 5 minuti. Ok, sì, in effetti questa è una tecnica che dovrebbe appunto far perlomeno oppure attenuare l'ansia. Metti le cuffie e basta. E lo ripoggio per terra. Va bene.
Lo lasciamo lì dov'è. Sì, comunque la tizia non si sente più. Io non vorrei dire, ma non si sente più niente, ragazzi. Comunque questa cosa... Perché non chiedere tutto di Jonathan? Forse se Jamie sapesse la verità, non sarebbe più qua. Forse... Non so se considerarlo adorabile o egoista. O entrambe. È qua. Seppellitemi, vostro onore. Assicuratevi di riempire la mia cassa di cemento e seppellitemi più a fondo di chiunque altro e versate altro cemento sulla terra, perché credetemi, la semplice morte non potrà fermare la mia mattanza. Ok, il momento in cui è stato impiccato, quindi la sua esecuzione. Oh, questa è visibilmente una telecamera, ragazzi. Non vorrei dire, ma non dici nulla? Davvero? Non dici niente? Erin? Che c'è un buco che proprio si vede che è una telecamera? Non dici nulla? Oddio. Ok. Devo dire che questa cosa è alquanto angosciante, ragazzi. Sentire tutti questi rumori. Ma era così il corridoio? Non era così. Che cazzo? Oh! Che è? Oh! Non era così il corridoio! È cambiato! Oddio, raga, non ce la... Corvi? Non ce la posso fare, raga. Oddio, è cambiato. Chi è? Ok, abbiamo una premonizione. Ok, accoltellamento. Riguarda proprio Erin. Che gioia. Ma sta continuando a cambiare o una mia impressione? No, adesso mi sa proprio com'era un attimo fa, ma... Cosa c'è? Perché vibra? Ci sono dei punti in cui c'è una piccola scossetta, solo che non capisco perché. Okay. Non ti preoccupi. Beh, adesso ormai è tardi. Conrad se n'è già andato via. Lo troveremo. Ora, prova a stare calma, ok? Questa è un'ottima occasione per staccare un po'. Oh, certo. Tua figlia di 8 anni si divertirà davvero un mondo, circondata da animatroni agghiaccianti e da libri di serial killer, oh... Non mi ascolti quando parli. Se solo la smettessi per una volta di preoccuparti, potresti godermi la vita. Godermi la vita? Ho smesso di farlo da anni. Tu, fidati di me, ok? Io non ho mai voluto venire qui. Però ok, adesso ci siamo. Questo è quel tizio Morello che è venuto con la famiglia. È cambiato di nuovo tutto, ragazzi, non vorrei dire, ma... Non so se ce ne siamo accorti. Ovviamente sì, ok. Ah! No. Non posso accedere. Il buio no. Il buio no. No, 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 no. No, cazzo. Non ce la posso fare. Che è? Oh. Oddio, raga. Ma ci stanno fin troppi rumori, non ci si capisce più una mazza. Oddio, oh, oh. No, raga, non mi piace sta cosa. No, raga. No, no. Ma lei è rimasta impassibile, cioè... Farsi due domande... Chiedersi... Pure le... No, no. No, che c'è sta a fare con quelle seghe? No, 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 raga. Oh. Oh, quanto deve durare ancora? Canzone coraggiosa. La canto e non mi sento più paurosa. Sì, per niente, guarda. Per niente mi sento paurosa. Che è? È questo. Sorreta,
Sorita. Oddio, no. Cosa? Oddio no, regà. Ok. Marta. Interruttori. Ok. Calma e sangue. Quei jumpscare, ragazzi, si sono ripresi, Si sono ripresi, li hanno fatti davvero bene, devo dire, fino a sto punto. Davvero bene. E di nuovo al buio. Dio santissimo. C'è una cosa proprio che odio, ragazzi, è proprio il buio. Nei giochi... È una cosa proprio che detesto. Signor Dumet. Sì, Soreta, dove stai? Che cazzo chiami? Sarebbe ora di entrare nel 21° secolo. Grande inaugurazione, sì. Sì. Oddio, qua che abbiamo... La signora sembra dei cenni più giovani. Come è possibile? Terme Columbus. Ok, le Terme Columbus. Nota dello staff. In accordo al periodo di luce invernale, gli orari della piscina cambiano. Nuovi orari. E poi. Fix Fairings Security Corporation 0451. Installazione alla serratura digitale. Quindi sarà il codice probabilmente per sbloccare qualcosa, ragazzi. Teniamolo a mente. 0451. Spero di ricordarmelo. 0451. Io comunque non ce la posso fare, ragazzi. Cioè, tutto ciò è insopportabile, veramente. Qua cosa abbiamo? P.F. Richardson. Chi è? Segreto trovato. Revisione di un testamento. Una coppia che viveva al faro ha modificato l'atto per lasciare l'intera proprietà a Richard Belknap alla morte di entrambi i coniugi. Gli hanno dato in eredità sto posto. Perché? Non t'ho detto, ma perché me lo rimette a posto? Accidenti, volevo leggere cosa dice il foglio. Gentile Mark e Jennifer, come l'istruzione abbiamo apportato le modifiche richieste al vostro testamento. Una condizione individua nel signor Richard Belknap il solo erede dell'intera proprietà in caso di vostra dipartita. Io vi fornirò una copia di questa lettera al vostro rappresentante legale affinché provate ad archiviarla. Perché questi qua avrebbero mai dovuto lasciare la proprietà a questo tizio? Così, cioè come unico erede. Ma perché? Vabbè, qual quadra non cosa, ovviamente. Questa è chiusa a chiave. 0451 ancora, mi devo ricordare. Dove mai potrò ripristinare la corrente? E chi lo sa? Ma chi lo sa? È chiuso, ovviamente. È chiuso a chiave. Ci serve una chiave per questo cassetto. Cercherò di ricordarmelo. Come cercherò di ricordarmi 0451? P. Sherman 42 Wallaby Way, Sydney. Comunque mi avevate fatto notare qualcosa riguardo proprio questo registro di check-in, ma non mi ricordo adesso cosa fosse. Comunque, la corrente. Ah, tra l'altro, se non sbaglio, forse lei aveva notato che c'erano dei cavi. Non vorrei dire una boiata. Comunque, vabbè, in ogni caso, qua intorno, ragazzi, dovremmo poter trovare quello che ci serve. Prima era 178, però. Adesso 180, vedi, questo numero è... non ci è stato spiegato, quindi non sappiamo di preciso a cosa faccia riferimento. Allora, qua cosa abbiamo? Oh, ta 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 ta, ehi, pa pa pam, un nuovo obolo. Ok, valeva anche questo 5. Perfetto, in ogni caso io, ragazzi, non avrei mai il coraggio di andare in giro per un posto del genere da sola al buio, cioè preferirei morire piuttosto. Ah, questa è quella che avevamo già letto, insomma era la lettera di invito appunto al signor Morello. Oh, ottimo. Ok. Sono in uno sgabuzzino buio in un hotel da incubo su un'isola degli orrori per girare un documentario sui serial killer da sola e anche disarmata. Le hai dette tutte, guarda. Le scelte, Jamie. Non te ne sei scordata manco una. Impara a scegliere. Comunque, era proprio di qua che dovevamo venire. È tutta colpa tua. Questa è aperta, almeno. Qua è dove siamo appena stati, ragazzi. Solo che questa porta, appunto, era chiusa. Quindi si poteva aprire soltanto da quest'altro lato. Quindi cosa dici? Questo foglio... Goriti tuoi cimeli, amico. Ben Killer Fernalia. What the fuck? Vabbè, molto molto interessante, per carità di Dio, anche questo, sì. Oh, 0451? Sei proprio te? 0, che figo l'effetto, ragazzi, gli effetti di luce sono fighissimi. Allora, 0, 4, 5, 1.
Oh yes, era l'unica cosa, insomma, con tre, grazie con a quattro Dio, cifre. Qualcosa di questo secolo. Sì, sicuramente qualcosa di questo secolo. Allora, prendiamo il coso qua, come cavolo se può chiamare, e vediamo un attimo mo' di capire il senso di tutto ciò. Questo è un bel guaio, ragazzi. Allora, perché è abbastanza confusa adesso la situazione, se proprio devo dirla tutta. Non è che si capisce tutto molto bene. Allora, forse devo partire da sotto. Allora, proviamo. Uno, quindi due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Porca miseriaccia! Come faccio a spaventarmi ogni volta? Non era dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso. Quindi mi sa che mi sono sbagliata su quello. Allora, rifacciamo tutto. Tac, tac e tac. Poi tac e tac. Ok, meno male. Ci siamo? Ci siamo riusciti? Abbiamo ripristinato la corrente. Meno male. Torna alla lobby, subito, subitissima, non vedo l'ora, però fatemi... Attenzione, attenzione, grave allerta meteo per temporale nella regione dei Grandi Laghi. Forti venti e piogge intense sono previste per le 22. Ok, facciamo, visto che... Ripeto, grave allerta meteo, ok, lo sappiamo, abbiamo capito. Ma chi è? Oh, Gesù. Giuseppe e pure Maria. E quest'altro foglio invece? In essere. Segreto trovato. Preventivo per complessi lavori edilizi. Gli interni dell'hotel sono stati totalmente riprogettati. No, dai. Ma ogni volta sta stessa storia. Allora, vabbè. Cosa dice la scritta fatta a mano? Analisi dei costi. Vabbè, sono dei nomi. Bla bla bla. Quindi questo posto è stato completamente riprogettato. Chissà perché. Comunque non capisco. Chi è che canticchia così allegramente? Altri fogli. Ammazza, ce ne stanno le informazioni qua in giro, eh? Con termine indicativo fissato a venerdì 24 marzo, in caso decidi di procedere, bla bla bla. Quindi per un totale di 838.000 dollari. Stiamo parlando di dollari, vero? Suppongo proprio di sì. Ammazza. Vabbè, questo qua non è di certo un poraccio. Comunque, chi è? Ok, mi posso far venire un infarto. Chi è? Oddio, sembra un rumore meccanico. Ah, è questo? No, sto coso non funziona. E vabbè. Ma chi è? Deve essere uno di quei cosi, ragazzi. Uno di quegli animatroni. Però mi può piani infatti. C'è anche lo spettacolo di intrattenimento, davvero? Mi posso sedere allegramente? Che dite? Mi fate sedere? Mi voglio godere lo spettacolo. Vabbè, io non ce la posso fare. E sta luce? Sto bottone, è un bottone. Ammazza come... che cazzo, sta diventando Super Saiyan del quarto livello. Premi un po'. Ok, avevo ragione. Forse è uno di quegli affari. Che diavolo? Ok, un bel quartetto. Solo che uno mi sa che è un po' rotto. Ok, allora, non ci può essere... Allora, ragazzi, lo sapete, i manichini contenuti speciali sbloccati. I manichini e adesso sti cosi pure che si muovono. Non si muovono più. Bene. Non so se è meglio o peggio, sinceramente. Non ci terrei tanto ad avvicinarmi, ma... Cos'è? Oh, una cassetta. Possiamo ascoltarla in quell'affare? Cosa dice questa cassetta? Niente, prendi la cassetta. Prendi la cassetta. Non ti muovere che mi incazzo come una iena. Ah! Merda. Lo sapevo! Nonostante lo sapessi, mi sono cacata sotto uguale. Madonna santa. Ok, oh, lo fai in automatico, eh?
Si sta fa pesantuccia l'atmosfera, Beh? Che dice? Registrazione, interrogatorio con botto. Condotto su Manny Sherman dall'agente speciale FBI in Monday. Sherman parla dei metodi usati per uccidere le sue vittime. Un altro serial killer. Costruire il mio piccolo castello, come ha fatto Holmes. Molti nel mio settore colpiscono il proprio bersaglio a casa sua, ma così è facile essere beccati. Holmes è per l'idea giusta. Bisogna tirarmi in trappola. Hai portato le sigarette? Come ho chiesto? Lucky Red? Sì? Queste valgono oro qui dentro? Dio fantastico. Dicevamo, la trappola. Holmes costruì un hotel a due passi dalla fiera mondiale e decise di chiamarlo World's Fair Hotel. Un sacco di soldi sto tizio. E pubblicò annunci sui giornali accanto a quelli della fiera. I bifolchi di tutto il paese pensavano fosse l'hotel ufficiale. Marito e moglie prendono un treno dal Nebraska. Dopo tre giorni arrivano infine all'albergo ormai esausti, entrano in camera e, ops, dal nulla, Holmes ha messo un tubo del gas nascosto sotto il letto e li avvelena. Oppure usa una porta segreta. Oppure li separa e costringe uno a guardare da una finestra mentre taglia la gola all'altra. E questo è il vantaggio della trappola. Bersagli a non finire. Per questo ho scelto tutte quelle case a nord dell'aeroporto. L'intero quartiere stava per essere demolito, ma tutte quelle graziose agenti immobiliari non lo sapevano. Chiamavo dicendo di avere delle proprietà da vendere e mi facevo raggiungere là. E guarda un po', eccoci qui da soli in mezzo al nulla. Le prime volte aspettavo che ci sorvolasse un aereo per coprire le grida, ma dopo un po' ho capito. Potevano gridare quanto volevano. Nessuno le avrebbe sentite. È il ricordo più vivido. Le loro grida. Puoi provare a capire perché io sia così come sono. E puoi applicare tutta quanta la scienza forense che vuoi. Ma non lo saprai mai. Non lo saprai mai, Mandy. Non saprai mai davvero cosa si provi a vedere spegnersi l'anima di qualcuno. Ok, questa è una chicca, direi, chiamiamola così, tra virgolette, presente in game, che devo dire è molto interessante, perché mi sembra di aver capito che sia, insomma, si tratti di un'intervista vera, ovviamente non la voce, però dico il dialogo. E che chicca, ragazzi. Possiamo procedere. Come andiamo, Jamie? Qualche problema elettrico, ma ci siamo quasi. Siamo addirittura d'arrivo, dai. È fantastico. Sembrano a gas. Se avessi dell'alluminio potrei riprodurre il tremolio. Così va bene. Dovrò aggiustarmi quando Kate entrerà in scena. Ma è questione di pochi minuti. Dove sono gli altri? Beh, se sono furbi, stanno scendendo di corsa ora. Ho quasi finito. Poi posso andare a cercarli. Che cazzo? Era Erin. Ok. Ok, ragazzi. Allora, io direi che sì, la cosa si sta facendo lentamente interessante, perché allora già tutto quel pezzo, ragazzi, con Erin andò in giro per i corridoi ad ascoltare tutti quei suoni, i lamenti e poi i rumori e poi restare al buio, insomma, cioè, devo dire, ragazzi, che per ora sono abbastanza colpita e soddisfatta da quello che sto giocando. E ripeto, quest'ultima cosa finale, ragazzi, che abbiamo ascoltato è una piccola chicca
che non mi sarei aspettata sinceramente di trovare in questo videogame. Quindi è, diciamo, forse un aspettuccio in più che può dare qualche punto in più, sicuramente, comunque. Quindi io, ovviamente, ragazzi, non vedo l'ora di giocare il prossimo episodio, per cui mi raccomando, sfondate di like questo video, fatemi sapere che cosa ne avete pensato qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Io vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!